Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Non vi spaventate, ho delle cosine in faccia. È il mio siero antibrufoli preferito di sempre, che è quello di Mario Badescu, è la Dry Lotion, visto che me lo chiedete sempre. A parte questo, è abbastanza presto, sono circa le 9:32. Lo sfondo è la mia Sailor del momento, va in base al mood. Detto ciò, io sono in palestra a fare la mia lezione con la personal, quindi volevo farvi un saluto veloce stamattina. Poi ci vediamo direttamente dopo. Sudata, morta. Sono tornata a casa. Si sono fatte le. È luna. È quasi luna. Stavo scartando uno dei pacchetti che mi sono arrivati, contenenti Pop. Già ve lo dico, già vi spoilerò questa cosa. Infatti devo girare il video acquisti e lo farò breve quando mi arriveranno tutti quelli che ho preso in questo periodo. Ma prima di parlare di Pop e tutte cose, come potete notare dalla mia pelle, guardate qua che schifezza. Con il ciclo mi sono uscite tutte cose. Quindi adesso mi metto in camicetta da notte, in camicia da casa e andiamo a farci una bella skincare perché ne sento proprio il bisogno. Come avevo fatto vedere qualche tempo fa su Instagram in un mini video, vi faccio rivedere un po' qual è la mia skincare post workout. Comunque, soprattutto in questo periodo di caldo estremo, di sudore estremo, è importante proprio andare a purificare i pori in modo che si liberino. Quindi il dispositivo che mi aiuta a fare questo è il Luna 3 di Foreo, che è il mio baby, a parte che ha un colore stupendo, ma come vedete ha questa parte per la detersione e questa per il massaggio. Quindi meglio di così non potete andare. Io lo uso insieme al suo detergente. La cosa stupenda è che è velocissimo, quindi non avete lì sbatti, fai cose, perché dura 60 secondi. Vi faccio vedere anche come si collega all'applicazione. Io logicamente ho già collegato il mio dispositivo. La cosa bella è che ci sono tre diversi tipi di foreo. Io ho quello per pelli sensibili, però trovate quello per pelli normale e pelle miste. Io insomma vi consiglio sempre di dare un'occhiata al link che vi lascio qua sotto. Quindi vado ad inumidire un pochino la pelle, accendo il dispositivo qua dietro, come vedete lampeggerà, e vi darà online sul dispositivo. Io ci ho collegato insomma tutti quelli che ho. Poi appena lo comprate vi fa fare tutti i test per capire che tipo di pelle avete, quindi l'intensità anche della pulsazione. Cliccate qui. Io prima do una passata generale, così vado a spargere bene il detergente e poi movimenti circolari. Quando sentite che si stop e ricomincia a vibrare, cambiate zona. Una volta terminato, sciacquo il dispositivo, sciacquo il viso e vi faccio vedere la funzione massaggio. Io di solito faccio così: applico un siero. In questo momento mi sto trovando bene con l'Hydratic Oil. Questo qui è di Anastasia Beverly Hills. Tra l'altro, ha un odore che riporta proprio al centro estetico perché sa tipo di erbette. Quindi metto 3 gocce, lo vado un pochino a spalmare, altrimenti la goccia va dove non deve andare. Riprendo il mio dispositivo e vado nella sezione massaggi, che come vedete ce ne sono un pochino. Io oggi vado a fare questo qui rassodante, la zona occhi e sopracciglia. Voi vi basterà iniziare il trattamento, poi parla, vi dice i movimenti da fare, quindi seguite quello che appunto vi farà fare. Repeat this movement 5 times. Low frequency T-sonic pulsations combined with this delicate massage pattern help to brighten the eye contour. Questo massaggio è favoloso, cioè già mi sono rilassata. Inoltre, se avete qualche rughettina, questo vi aiuta tantissimo a distenderle, quello che ho fatto io. Abbiamo finito, quindi siamo pronti, prontissimi per andare a cucinare, anche perché si è fatta una certa e ho un certo languorus, come dico sempre. In più, per quanto riguarda la questione Pop e disastro economico, perché adesso vi spiego, ho iniziato a vedere Stranger Things, perché sì, ancora non l'avevo mai visto, ok? Ok, non mi ispirava. Ho visto ieri tutta la prima stagione, anche perché sono 8 puntate, quindi è stata una cosa abbastanza veloce. E vi devo dire che ancora non mi convince, perché io sono una di quelle persone che mi devono spiegare cosa sta succedendo e non ci ho ancora capito niente. A parte, insomma, piccoli sprazzi di. In ogni caso, io ho già comprato 4 Funko di 11, di 11, perché è sicuramente il personaggio un pochino più intrigante. Non mi ricordo come si chiamano i ragazzini, perdono, perdono, perdono. Lo so che adesso tutti i fan di Stranger Things mi diranno peste e corna, però non me li ricordo. Mi ricordo Dustin, Michael, quello col cappellino è il mio preferito, quello senza denti, che invece adesso è nella seconda stagione. A quanto pare ce li ha, non è uno spoiler. E quindi, insomma, sto recuperando un po' di Pop. Non prenderò quelli super mega iper costosi perché anche no.
Non è periodo, guardate, dopo che ho pagato le tasse, l'IVA, l'INPS, meglio che io mi chiudo in casa proprio. Quindi mentre cucino mi recupero la seconda puntata della seconda stagione, di cui tra l'altro pop ne sono usciti, perché si chiama Dolcetto Scherzetto Matto. E per pranzo mi mangio ceci con olio, peperoncino, sale e aceto balsamico, le uasa, e poi non so se metterò qualche pomodorino, un po' di insalata, insomma, vediamo. Una cosa molto veloce e fresca perché non ho proprio la voglia fisica. Qui c'è il cagnolino che sta dormendo, mi sono messa un po' qui sul divano prima di iniziare a lavoricchiare, ma mia nonna mi ha contattata perché è arrivato un pacchetto a lei e non a me, quindi andiamo in missione a prenderlo. Guardate che bello il prato todo secco, è stupendo. Eccola, con la paletta della neve, poi è meraviglia. Ci sono, grazie. Pacchetto da L'Oreal, che in realtà poi sarebbe NYX, credo. Pacchetto a parte, che adesso appunto vediamo che cos'è. In questo vlog volevo anche parlarvi, sì scusate, c'ho sempre sta roba in faccia, non so come altro fare. Volevo anche parlarvi del fattore seno, ve l'ho promesso su Instagram e voglio parlarvene perché abbiamo iniziato un po' questa esperienza insieme e voglio dirvi tutte le cose belle e le cose brutte. Tra l'altro piccolo PS, non so se avete notato che ho cambiato gli occhiali. Perché gli altri hanno fatto una brutta fine. Si sono rotti. I miei tanto famosi occhiali, ragazzi, mi scrivevate 20 volte al giorno solo per sapere il modello d'occhiali. Ecco, non esiste più. Non siamo riusciti più a recuperarlo, quindi ho dovuto prendere questi. In realtà mi ci sto trovando molto bene. Sono leggermente meno sottili degli altri, però sono comunque carini, molto semplici, neri. E questi sono Gucci, quindi apro, chiudo parentesi. Per quanto riguarda l'operazione al seno, mi metto un attimo qui e vi racconto. Allora, io come sapete sono andata dal dottor Bellioni, che sta qui a Roma. Non so se opera anche in altre parti d'Italia, però comunque siede qui a Roma. E vi devo dire che mi sono trovata benissimo, super professionale, nulla da dire. Non è specializzato in mastopessi, che è quello che ho fatto io, però le fa tranquillamente. E non l'avrei scelto se non avessi pensato che fosse bravo. Cioè, mi sembra anche una cosa stupida da chiedermi, perché alcuni mi chiedono, ma lo consiglieresti? Beh, altrimenti non ci sarei andata. Tra l'altro Gwenda mi ha appena sparato una mega puzza, quindi è fantastico parlare così, tutta imbacuccata. Oscena, ma tanto ormai mi conoscete. E quindi insomma io sono andata da lui, che opera insieme ad un altro chirurgo che si chiama Curcio. E adesso mi sono operata da circa 5 mesi, quindi insomma è passato il tempo che è passato. Come vedete a casa sto ormai senza nulla, cioè questo è il risultato. Penso che rotondità è così, noti, non posso farvi vedere nulla perché sennò mi demonetizzano pure questo video, come è successo a quello appunto dell'operazione. Però io volevo farvi vedere tutto, cicatrici e cose, perché sennò non è un video esperienza, cioè che cosa vi facevo vedere? Niente, io che parlavo. Quindi adesso logicamente le cicatrici ci sono, perché ci sono, poi io ho una pelle a cui rimangono anche i segnetti più piccoli, però devo dire che sono proprio sottili. Quelle intorno al capezzolo, perché mi è stato fatto anche, si chiama round block, una cosa del genere, quindi anche il ridimensionamento del capezzolo si vede un po' di più, proprio perché il pigmento del capezzolo è più scuro e quindi si va a notare. E qui nascono i problemi, non tanto per la cicatrice, perché io avevo detto proprio chi se ne delle cicatrici, potete farmi quello che volete, io ho detto proprio così, cioè fai quello che devi fare, ma uno dei due capezzoli è più piccolo, non so se sia proprio il mio tessuto che si va a restringere, è come se si compattasse, cioè ogni volta che io tolgo il reggiseno, io vi sto parlando proprio in maniera chiara, limpida, senza nessun tipo di filtro, ogni volta che tolgo il reggiseno, che sia quello con le coppie preformate, che sia quello elastico eccetera, è come se fosse tutto accartocciato, mentre l'altro rimane piatto, normale. Però io avevo anche il problema del capezzolo cieco, quindi non so se appunto è dovuto a questa la problematica. Poi a settembre o ottobre, insomma, quando dovrò riandare, perché devo fare altre cose, adesso vi dico, dovrò chiedergli bene questa cosa. In più mi fa male, mi fa molto male, mi dà molto fastidio se ci batto, oppure se magari mi rigiro nel letto e per caso mi ci poggio col peso sopra. È davvero da vedere le stelle e questo è un problema effettivamente, e dovremo risolvere anche questa cosa perché è proprio fastidioso. Cioè io non posso portare il reggiseno più di tante ore perché mi comincia a dare fastidio. In più a questo seno qui, che è il destro, non so se voi vedete in maniera specchiata comunque il mio destro, hanno lasciato anche più pelle in eccesso
quindi, dato questa cosa, dovranno rioperarmi. Entro insomma a fine anno. Poi io sto facendo un percorso di perdita di peso, ho già perso comunque 5-6 kg da quando ho iniziato in un mese e mezzo, due. E quindi mi ha detto aspettiamo che perdi i chili che devi perdere perché altrimenti qua si riasmoscia tutta un'altra volta e dobbiamo rioperare, rioperare, rioperare. Infatti io dovevo riandare a sentire di fare questa cosa a settembre, però penso andrò verso novembre, dicembre, così appunto avrò, spero, finito il mio percorso, altrimenti dovrò aspettare proprio fino a gennaio. Comunque non è un'operazione grande come ho fatto a febbraio, ma sarà una cosa più piccola. Deve rincidere il capezzolo nella parte superiore, quindi non togliere la pelle nella parte sotto, dove ha già fatto la cicatrice, insomma, quella grande del lifting, ma sopra togliere un pezzo di pelle e riposizionare così da alzare il tutto, insomma. Io spero che me lo faccia in entrambi i seni, in realtà, perché sono calati entrambi. Nonostante appunto io abbia messo una protesi, abbia fatto comunque del lifting, quindi mi hanno già tolto della pelle, se ne è formata dell'altra, o non so se la mia ha ceduto, un tessuto troppo elastico, insomma. Possono essere mille complicazioni, mille cose diverse, cambia da persona a persona. E appunto, magari nel mio caso, io ho una pelle tendenzialmente troppo elastica, quindi si è rismosciato tutto quanto. E io volevo invece che comunque si vedesse che fosse rifatto, cioè non una cosa finta, anche perché io non vado in giro scollata, lo sapete. Però c'è una cosa che io posso andare in giro anche senza reggiseno e stare tranquilla. E invece è tutto sempre molto morbido, molto rilassato, non c'è nulla di così, cioè lo vedete anche qui da voi. Tra l'altro qui sopra, che io ero totalmente piatta, io ho una protesi che sento fino a qua e l'altra che sento qua. Non so se è questa che si è già abbassata, ma questa tetta in generale, ve lo dico proprio, questa tetta in generale mi dà molti problemi rispetto a questa. Cioè se fossero venute tutte e due così, sarebbe top. In più sapete che io ho messo una 4,50, che comunque non equivale a una quarta di seno, è soltanto il cc della protesi, perché io comunque ho un torace largo, quindi se avessi messo una cosa più piccola non si sarebbe proprio vista. Anzi, già da ora ho tantissimo spazio qua in mezzo, quindi io avrei potuto benissimo mettere anche una 500, una 550 e così via. Però come misura è conforme, insomma, al mio fisico. Solo che anche qui una tetta, che è quella venuta bene, questa qui sinistra, si sente, si vede la protesi ed è bella tosta, mentre questa è, sembra come se non ci fosse la protesi. Sto così a tastarmi e dico: ma siamo sicuri che ce l'hanno messa? È tutta moscia. È una cosa che mi manda il sangue al cervello. Ripeto, non penso sia stato il problema del chirurgo, perché comunque è strabravo, non è quello. Sono sicura saprà risolvere poi il mio problema. Però è proprio una rosicata, perché tu vai lì, spendi dei soldi, che comunque non sono pochi, fai un'operazione pensando di risolvere i problemi e invece me ne sono creata degli altri. Quindi no, non mi sono pentita, perché comunque è sempre 60% meglio di prima, ma non siamo al 100%. Poi appunto, ripeto, io sono perfettina, avevo già un'idea di come volevo venisse, eccetera, quindi sì, forse mi sono anche rovinata da sola. Quando si hanno alte aspettative, infatti io quando andrò da lui gli farò vedere com'è il seno quando io sto a braccia alzate, perché quando sto così è come dovrebbero essere sempre, poi però vedete lascio e torna tutto flaccido. È brutto, soprattutto appunto dopo aver perso 50 kg come ho fatto io, pensavo di avere finalmente il seno dei miei sogni e poi mi ritrovo un'altra volta così. Detto ciò, ho fatto questo piccolo sfogo, adesso torno a vedere Stranger Things e poi comincio a lavoricchiare. Oggi mi sono data la mattinata libera e apriamo il pacco soprattutto. Mi stavo scordando con questo parlare, parlare, parlare. Allora, questo l'avevo azzeccato. Dobbiamo solo capire che cos'è. Oh, l'ho capito, l'ho visto ieri nelle storie. Questa è la nuova linea con di Bare With Me Hemp con Seed Oil. Penso sia tipo olio di canapa, si chiama così, vero? Stavo di marijuana. Quindi queste sono le salviettine a Sorbisebo, troppo cute. Poi ci sta un brow setter, che è appunto il gel sopracciglia, un balsamo labbra e poi qui abbiamo il primer. Grazie NYX, io non vedo l'ora di provare tutto, anzi il balsamo labbra lo provo ora perché sapete che ho un'ossessione per le labbra idratate. Nonostante io viva perennemente con qualcosa sulle labbra, ce l'ho sempre secche, vabbè. L'odore è buono,
so di lip gloss, tipo quelli dei giornalini di quando ero piccola. Buono, dolce. Ragazzi, ho appena ricevuto delle cosine da Shein, quindi volevo farvele vedere, alcune anche indossate se riesco. Graffi a parte e questo coso che forse è un pochino troppo scollatino. Comunque questo è il primo costumino, che come vedete è un costume intero nero e qui davanti ha tutti i volant che vi nascondono la panza. Vedete? Qui così e dietro invece è liscio. In realtà è molto carino, devo solo capire se questa spallina si può tirare più su perché insomma così anche no. L'altro costumino invece è fatto così leopardato, è bellissimo. Il reggiserino è così, solo che non avevo calcolato che le coppe sono piccole. Cioè guardate, piccole, piccole, piccole. Quindi purtroppo questo lo dovrò regalare, non mi sta, altrimenti era bellissimo. Il cane che... Come sempre gli deve impicciare. Gli ci deve impicciare. Poi c'è questo che sarebbe un copricostume. Si allaccia qui sul lato. L'unico problema è che non mi si chiude. Cioè, vedete, mi rimane questo spazio troppo aperto. Si vede che ho preso una taglia troppo piccola che c'era solo l'S. Altrimenti è molto carino e svolazzante. Poi c'è questo vestitino che però sappiate che, come vedete, è troppo largo. Cioè, sembra un sacco di patate. Quando in realtà magari con una cintina cinge meglio la vita. Perché è carino, vedete, ha tutte queste balze. Così, quindi nel caso vogliate vedere qualcosa sul sito vi lascio il link qui. In più c'è anche un codice del 15% se arrivate a spendere mi pare 59 euro che vi rifate praticamente l'armadio. Sono le 4 e qualcosa, quindi mi metto al PC e comincio a lavoricchiare. Purtroppo mi sono assentata da YouTube e lo starete vedendo proprio perché sto lavorando a diversi progetti. In più in questo periodo di luglio ho tantissime ragazze da sposare per compleanni, matrimoni, cerimonie, chi fa la damigella, chi fa un'altra cosa, quindi sto anche tantissimo fuori casa. E infatti quando sono queste giornate così, cerco di editare i materiali che ho sul computer, quindi video cose. E in questo preciso istante devo anche stare attenta a non riprendervi nulla qui sulla scrivania, perché ho i miei prodottini Cosmify che stanno prendendo forma, quindi che sto revisionando, che sto provando, che usciranno tra qualche tempo. Ho quelli già pronti che invece usciranno tra meno di 10 giorni. E se mi seguite su Instagram vi ho messo il countdown. Usciranno il 17 di luglio. Voi non sapete cosa sono, non sapete nulla ancora. E anzi, se volete sapere qualcosina, seguitemi poi su Instagram perché a breve, se non già quando sarà uscito questo vlog, dovreste vedere qualche sneak peek. Quindi sto montando il video presentazione di questo barra questi prodotti. Ed è da ieri sera che sto andando avanti. Infatti, ho finito di lavorare circa le 2 di notte perché mi mancavano alcuni file, li ho dovuti fare io da capo, clip. E insomma, c'è un bel po' di lavoro. Potrà sembrare una cavolata, ma in realtà vi ho già detto troppo. Adesso mi metto al lavoro. Ho acceso il condizionatore perché stavo morendo, l'avevo lasciato spento fino ad adesso. Anzi, poi mi sono svegliata, non sono le 4, ma sono quasi le 5. E quindi molto 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 male, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia e soprattutto dopo merendina. Arrivata quasi alla fine della seconda stagione di Stranger Things in 2 giorni, super record. Nel mentre ho finito anche di montare il video che stavo finendo di montare, fare copertina e tutte cose e sono molto soddisfatta di come è venuto. Forse poteva venire meglio, ma l'ho fatto nel mio stile, senza troppe cose impostate, quindi vi do questo piccolo spoiler. Tra l'altro, a proposito di Cosmify, volevo troppo consigliarvi la cipria di Andrea Cimatti, eccola qui, questa è la Bake Set and Forget. Io utilizzo la colorazione 01 Puffed Rise. Ragazzi, è favola, levica che non potete capire. Cioè, io me la sono tenuta qui perché oggi volevo farvela vedere. E tra l'altro vi metto il link qua sotto per prenderla. Ci sono tantissime colorazioni, ma io vi giuro, c'è nulla a cui invidiare a tipo quella di Laura Mercier che io utilizzavo al tempo, una delle prime che ho usato, quella nuova di Jeffrey che sto usando insieme a questa. Assurda, assurda. E quindi niente, volevo darvi
mostrarvi questa chicca makeup oggi, visto che abbiamo soltanto parlato, ma a voi piacciono, io lo so. Cosa c'è per cena? Allora, qui c'è del petto di pollo alla griglia così sottile. Qui le zucchine le sto cuocendo prima con l'acqua, poi con un goccetto di olio e logicamente tanta cipolla. Qui sto continuando, ma vi dirò una cosa, non mi sta entusiasmando per niente, non capisco se sono io che magari devo arrivare a un certo punto per capire cose, perché non ci sto capendo niente, e appunto non capisco sostanzialmente perché piaccia così tanto. Cioè, io vedo serie molto 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 di livello, molto più belle, che magari non se la fila nessuno, questa magicamente ha aperto il mondo. Non lo so, ero curiosa proprio per capire questa cosa, perché non mi ha mai attirato, e forse ho capito perché. Sono una sensitiva di serie TV. Sono davvero alla fine della seconda stagione, a meno che non succeda un colpo di genio. Io così, scioccata proprio. Mi hanno detto aspetta di vedere la terza, perché è quella più bella, che è uscita qualche giorno fa, se non tipo ieri. No, è uscita il 4 luglio. Quindi io ho fede nel Netflix, nelle serie TV. Ok, ufficialmente finito di vedere Stranger Things seconda stagione, quindi in 2 giorni me la sono quasi finita tutta. Sono le 11 e sto per crollare, ragazzi. Ho degli occhi come 2 fessurine. Io già ho gli occhi piccoli e non so se vedete, con questo occhiale nuovo mi taglia un po' qua sopra, perché quello di prima era più largo verso le sopracciglia, però ripeto, questo era il più simile che ho trovato. Comunque, seconda stagione. Allora, non mi è piaciuta più della prima, è caotica da morire, ti danno informazioni così ogni tanto. Questa è la mia recensione molto veloce senza spoiler, anche perché vedendole in un giorno solo, le informazioni sono recepite tutte insieme e non riesci neanche a capirlo bene. E quindi sì, non è proprio corretto vedere le serie così. Però questo ci offre, quando ho tempo ottimizzo. E quindi ci sono ancora un sacco di cose che non si capiscono. Finora il mio episodio preferito è il primo della prima stagione e l'ultimo della seconda. Detto ciò, oggi direi che abbiamo parlato anche troppo, vi ho fatto vedere un sacco di cose. Tra l'altro, prima, per completare il mio ciclo skincare di oggi, ho fatto anche una maschera, non ho fatto in tempo a farvela vedere. Qui il mostro c'è ancora, altro che Demogorgone. Io direi che vi saluto, vi do la buonanotte per oggi, così domani mi metto a montare questo video e poi finisco insomma tutti gli altri lavori. Spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, a me tantissimo tantissimo. Quindi vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao.